Io vi saluto con tutto cuore, benvenuti anche voi che vi siete aggiunti a noi, benvenuti. Prima che comincio voglio chiedere solo se in mezzo di voi c'è qualcuno che per prima volta in Medjugorje. Allora per questi che sono per prima volta in Medjugorje io provo a spiegare come è cominciato tutto. E dopo vi dico messaggi che sono secondo me più importanti messaggi e dopo voi mi chiedete tutto quello che interessa a voi. Io se so rispondo con tutto cuore. Allora torno 37 anni indietro a 24 giugno a San Giovanni, in paese non si è lavorato niente, si è rispettato Santo Giorno. E Ivanka e io eravamo due ragazzine di 15-14 anni e noi abbiamo voluto stare da sole e siamo uscite dal paese, abbiamo passeggiato sotto la collina che oggi tutti la chiamiamo collina di Parizioni. Abbiamo parlato sulle cose normali che possono parlare due ragazzine di questa età e quando ci siamo staccate ci siamo messe sedute proprio sotto la collina. Io ero girata a schiena e Ivanka guardava sulla collina. In un momento lei mi ha detto, io penso che è Madonna sulla collina. Solo così, ma per voi è forse un po' difficile capire, ma per noi questo era impossibile, perché voi siete cresciuti in un stato che era molto diverso dal nostro, da noi era Jugoslavia, comunismo, e Fede non è che era libero. Noi siamo potuti andare a messa una volta a settimana, un'ora e non di più. A tutta l'altra vita religiosa era solo in nostre case, niente sul televisore, niente in scuola, tutto contro Dio. Solo in casa genitori ci insegnavano e abbiamo pregato ogni sera rosario insieme, ma non ci hanno parlato tanto su fede per la paura. Perché se noi come bambini dopo in scuola parliamo su questo che hanno detto i genitori, loro possono perdere lavoro, casa. E per tutta quella situazione in che sono cresciuta, io non ho sentito per Lourdes, per Fatima, io non sapevo che Madonna può venire sulla terra. Per me Madonna era in cielo e noi preghiamo. E quando Ivanka mi ha detto che lei pensa che Madonna sulla collina, io non mi sono girata, io ho detto sì, Madonna non ha nient'altro da fare e vedi è venuta da noi due a vedere cosa io e te facciamo. E ho lasciato Ivanka in quel posto e volevo tornare a casa. Ma quando ero vicino di prime case, io sentivo dentro di me una chiamata che era così forte che dovevo tornare indietro. E quando sono tornata ho visto Ivanka in lo stesso posto. E lei mi ha detto, guardi adesso per favore. Io in mezzo di sassi ho visto una signora in un vestito grigio lungo come tiene bambino in braccio. Tutto era strano perché sulla collina non andava nessuno. Non c'era stradina che c'è adesso che hanno fatto pellegrini con suoi piedi. E non andava nessuno in un abito lungo e con un bambino piccolo in braccio. Io in questi momenti sentivo tutte le emozioni che esistono insieme, e paura, e gioia, e non capivo, o sono viva, o morta. Era una confusione dentro di me, e era vinto di scappare. Sono scappata a casa senza guardare dove Ivanka, e a casa ho trovato mia nonna. Io ho detto a lei subito che io ho visto Madonna. Lei mi ha detto, tu prendi il rosario, vai in tua camera e prega, lascia Madonna in cielo dove è. Io non avevo forza di discutere con lei, di spiegare a lei. Io volevo fare così, volevo stare sola in preghiera, perché solo così avevo pace. Domani aiutavo a miei zii, come tutti i giorni prima, e non avevo possibilità di vedere altri vigenti. Ma quando era tempo, quando ho visto Madonna giorno prima, io di nuovo sentivo quella chiamata dentro di me e io ho detto a miei zii che sento che devo andare sotto la collina, che c'è qualche cosa che mi chiama. Loro erano venuti con me per vedere cosa si sta succedendo.
Quando siamo venuti sotto la collina, quasi metà di questo paese polpetto dove siete voi era sotto la collina, perché con ogni vigente era venuto qualcuno. Noi abbiamo visto Madonna in lo stesso posto, solo questa volta non aveva bambino in braccio. E quel giorno, 25 giugno 81, era per prima volta che siamo venuti proprio vicino a lei. Lei si è presentata, lei ha detto: figli miei, non dovete avere paura di me, io sono regina della pace. E così sono cominciate le nostre apparizioni di tutti i giorni. Pochi giorni abbiamo avuto apparizioni proprio sulla collina, perché come vi ho detto che era tempo di comunismo, subito dopo qualche giorno noi eravamo in camera durante notte, abbiamo pregato e abbiamo sentito tanti camion, erano pieni di poliziotti con cani e collina era circondata, chi andava sulla collina andava in prigione. Ma questi primi giorni Madonna ha fatto vedere segni che quasi tutti di questo paese polpetto hanno visto qualche cosa. Subito erano due guarigioni impossibili. Dopo quello croce che c'è sul Križevac spariva e si faceva vedere Madonna vestita in bianco, anche quello hanno visto abitanti. Per descrivervi meglio vi dico solo un esempio come era la situazione da noi in questo tempo. Quando spariva croce e si faceva vedere Madonna, tutti guardavano e stavano zitti, perché il comunismo si è abituato a stare zitto. Ma un ragazzo aveva 25 anni, lui dalle emozioni non riusciva a stare zitto, lui ha detto a voce alta: guardate, non c'è più croce ma c'è la Madonna, è andato 6 mesi in prigione. Così era la situazione. Dopo era scritto sul cielo Mir, pace, anche quello hanno visto. E in questa epoca Padre Ioso era parroco. E quando sono venuti i poliziotti da lui, dico che deve chiudere chiesa perché messe sono vietate, lui ha detto: io con i miei occhi ho visto dal Križevac fino alla chiesa scritto sul cielo pace, io chiesa non posso chiudere, ma io lo so che con me voi farete cosa volete. E dopo è anche lui finito in prigione. Ma gente di paese, vedendo tutto quello e conoscendo noi come bambini, loro ci hanno creduto e ci hanno aiutato. Noi abbiamo avuto apparizione ogni sera in diverso posto, che non si sa mai prima dove siamo. Io ho avuto così apparizioni tutti i giorni fino a Natale 82. Per Natale 82 Madonna mi ha dato l'ultimo, 10° segreto, e lei ha detto che io non avrò più apparizioni tutti i giorni. Lei ha detto una volta in anno, ogni 18 marzo, e che questa apparizione a 18 marzo io avrò tutta la mia vita. Avrei detto anche che saranno apparizioni straordinarie, si può dire così. Queste apparizioni sono cominciate 2 agosto 87 e durano anche adesso. Io non lo so finché quando li avrò. Io lo so per domani, dopo non lo so, perché Madonna non mi ha detto finché quando li avrò. Queste apparizioni ogni 2 del mese sono anche, come penso io, come preghiera per non credenti. Solo che Madonna non dice mai non credenti. Lei dice quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio. Perché tu quando dici a qualcuno tu sei non credente, tu hai giudicato, hai dato il tuo giudizio. A Madonna non giudica mai. Per questo lei dice a quelli che non hanno ancora conosciuto l'amore di Dio e lei chiede nostre preghiere. Lei dice che noi possiamo cambiare loro, ma solo con la nostra preghiera e solo con il nostro esempio. Lei vuole che noi, in preghiere che li facciamo tutti i giorni, mettiamo in primo posto preghiere per loro, perché tante brutte cose che succedono sul mondo, come possiamo vedere tutti, arrivano da loro. Per questo Madonna dice: figli miei, quando voi pregate per loro, voi pregate per voi e per vostro futuro. Lei chiede anche il nostro esempio. Lei non vuole che noi andiamo in giro e predichiamo. Lei vuole che noi con la nostra vita parliamo, che non credenti possano vedere in noi Dio e amore di Dio. Io vi prego che questa cosa prendete come una cosa veramente seria.
perché se potete vedere solo una volta le lacrime che lei ha in suoi occhi per loro, io sono sicura che preghereste con tutto cuore, perché Madonna dice che questo tempo che noi viviamo è tempo di decisioni, e lei dice che c'è su di noi, che diciamo che siamo figli di Dio, una grande responsabilità. Quando Madonna chiede preghiere per non credenti, lei vuole che noi proviamo a pregare in modo di lei. A questo vuole dire, come ho capito io, prima sentire amore per loro, sentirli come nostri fratelli e sorelle che non erano fortunati come noi per conoscere amore di Dio. E quando senti così, puoi pregare per loro. Mai giudicare, mai criticare, mai sforzare. Semplicemente amarli, pregare per loro e dare il nostro esempio. Nostro esempio dice tanto, perché ognuno da noi ce l'ha un non credente, o in casa, o vicino della casa, o posto di lavoro, e quello non credente guarda noi, nostra vita, nostro comportamento, e noi dobbiamo chiederci se vede Dio e amore di Dio in noi, perché noi per quello dopo rispondiamo al Signore. Io sempre dico un carino esempio, una cosa che si è successa a me, e con questo ho capito che cosa vuole dire Madonna. Una sera quando sono venuta a messa qui da noi a Medjugorje, come da noi chiesa è sempre piena, e io per dolori di schiena e ginocchi non riesco a stare in piedi, e ho visto un po' di spazio in una banchina e mi sono messa seduta. A intorno erano pellegrini d'Italia, e quando io mi sono messa seduta tutti mi hanno cominciato a sgridare. A voi sapete come voi siete un popolo molto temperamente, perché in un secondo mille cose, alzati alla nostra banchina, come ti permetti, noi siamo venuti prima. E io mi sono alzata zitta, e dopo è venuta una signora che faceva parte di quel gruppo, e lei mi ha riconosciuto, e lei ha detto a loro che io sono una dirigente, e dopo mi offrivano tutta la banchina, tutto. Ma perché vi dico quello? Cosa pensate, questo che dice nostra Madre Celeste, cosa pensate se io ero una non credente, che per prima volta entro in una chiesa, dentro sono quelli che dicono che conoscono l'amore di Dio, a me aspettano in questo modo. Cosa pensate se io come non credente entrerò mai più in una chiesa? E da chi sarà responsabilità? Questo è che Madonna vuole dire, perché ognuno da noi, io, voi, tutti noi possiamo imparare a parlare bene, ma non è quello che Madonna vuole. Lei vuole che nostra vita parla, che in noi si veda che siamo diversi, che noi proviamo a vivere amore di Dio. In queste apparizioni in Medjugorje il più importante messaggio che Madonna ripete spesso è Santa Messa. Ma Santa Messa non solo a domenica. Quando noi eravamo bambini, all'inizio di apparizioni, una volta lei ci ha detto: se dovete scegliere tra vedere me, avere apparizione, o andare a Santa Messa, dovete sempre scegliere Santa Messa. Perché durante Santa Messa mio figlio è con voi.